Come vede, siamo qua, la squadra del Come d'Incanto, che in questi giorni si è parlato tanto di noi, ma a noi non ci importa che si parli tanto di noi, ci importa che si risolva questa situazione che ogni giorno è sempre più critica e sempre più drastica. Come può vedere, queste sono le nostre condizioni, non abbiamo più dispositivi di protezione individuale, però le esigenze ci portano ad affrontare continuamente problemi e a dare aiuto e quindi continuiamo a metterci a rischio e a pericolo andando dai nostri ospiti, dai nostri nonnini, in queste condizioni che sono tra l'altro positivi. Gli operatori della casa di riposo Come d'Incanto di Messina, attraverso un video, lanciano un forte appello. All'interno della struttura, situata in via Primo Settembre, sono stati riscontrati tra gli ospiti vari casi di positività al Covid-19. Solo alcuni dei contagiati sono stati portati in strutture idonee e gli stessi operatori che continuano ad operare all'interno del focolaio temono di essere stati contagiati e chiedono di andare in quarantena. Si dicono stremati e sprovvisti dei dispositivi di protezione per affrontare l'emergenza. Che cosa dobbiamo fare? Noi siamo stanche, siamo distrutte e sfinite e continuamente sottoposte al pericolo. Lo sapete benissimo, abbiamo dato di tutto di più, l'abbiamo fatto con cuore, con amore, Ma non per abbiamo più andare le competenze. incontro, ma non abbiamo più le competenze, non abbiamo più i mezzi per poter affrontare questa Quindi ancora peggio del situazione. tutto. Gli operatori con un video lanciano un forte appello e chiedono al sindaco di Messina che tutti gli anziani positivi vengano trasferiti al più presto in strutture adeguate e che lo stabile venga sanificato. L'unica soluzione per risolvere questo problema è trasferire tutti i positivi nei luoghi adatti, tutti i negativi, speriamo di essere fortunati pure che ne troviamo uno solo, è già un traguardo nel luogo giusto. Sanificare completamente questo benedetto stabile, perché è un focolaio enorme, voi lo sapete benissimo, mandare in quarantena tutti noi perché non sappiamo che cosa abbiamo, come siamo, o positivi o negativi, quindi facciamo danno o a noi stessi o comunque a qualche altro. Il primo cittadino, Cateno De Luca, è pronto ad intervenire anche in prima persona. In un video postato sui social chiede l'intervento di volontari per non far morire quegli anziani. E allora dico chiaramente questo, io sono pronto. Se nel giro di un'ora non si risolve questo problema, ho già parlato con l'assessore Minutoli per quanto riguarda la predisposizione dei pasti, ho parlato ora con l'assessore Calafiore, l'assessore ai servizi sociali, per vedere all'interno di tutti i 500 dipendenti di Messina di Social City. Di avere pronti gli operatori ad assisterci. Ci vogliono sei persone, mi hanno spiegato, sei. Ho parlato proprio qualche minuto fa con la titolare. Se non si trovano questi coraggiosi, allora il primo sarà il sindaco. Ovviamente mi rivolgo ora anche ai vertici dell'ASP e dei presidi sanitari. Ho bisogno tutti i dispositivi di sicurezza individuale pronti, tute, guanti, mascherine e quant'altro. Chi ha un ruolo in questo momento deve sapere che espone se stesso, perché noi siamo a servizio degli altri e io non lascerò queste persone abbandonate lì. Abbiamo bisogno 48 ore per completare certe operazioni. Vanno assistite oggi e domani. Io ho fatto di tutto per accelerare le varie procedure. Lo sa la titolare. Lo sanno tutti. Ora mi ritrovo che gli addetti che sono risultati quasi tutti positivi, perché abbiamo fatto il tampone, hanno lasciato la casa di riposo. Sono rimasto, mi pare, un OSA e un volontario. E emergenza. Ho bisogno di aiuto. Ora i veri volontari si vedono, quelli che hanno veramente nel cuore il senso del volontariato. Io sono pronto ad essere uno dei sei. Se non si trova la disponibilità, io sono pronto ad entrare.